di errore e quindi diventi instabili. Benissimo, NIPS, quindi possiamo riscrivere tranquillamente A meno A soprassegnato l'isomodulo di A minore o uguale di Eps. Questo errore relativo viene anche chiamato con epsilon, quindi affinché non si verifichino problemi di instabilità, gli errori relativi commessi devono stare al di sotto della precisione di macchina, Eps. Il parlare di questi argomenti ci conduce direttamente al concetto di cifre significative e di decimali esatti. Ipotizziamo che tra due numeri, A e A soprassegnato, ci sia una distanza inferiore a un mezzo per n elevato a meno k. L'un mezzo ci indica da subito che l'approssimazione è stata effettuata con tecnica di arrotondamento e che in ogni caso abbiamo k decimali corretti. Immaginiamo dunque di aver scritto per esteso questi due numeri, quindi fino al k-esimo decimale, si parla di decimale corretto, dalla posizione k più un'esima, in poi vi è un errore di approssimazione. Immaginiamo di prendere questi termini e di riproporli in termini di mantissa. Quindi dal k più un'esimo termine in poi li trascuriamo e andiamo a prendere fino al k-esimo, riformulando il tutto come se fosse una matrice, una mantissa normalizzata. Dunque, la distanza fra questi due numeri reali è anche la distanza fra le mantisse. Ora, per continuare la dimostrazione e passare alle cifre significative, dobbiamo introdurre una condizione sull'errore relativo. E scriviamola in questo senso, sia A meno A su valore vero di A minore o uguale di un mezzo proprio di n alla meno k. Tra A e mantissa c'è un fattore n alla q che quindi viene semplificato fra numeratore e denominatore e quindi le stesse proporzioni valgono sulle mantisse. Ma la mantissa, se normalizzata, è un numero più piccolo di 1. Quindi possiamo riscriverlo, questo errore relativo sulla mantissa, possiamo più che altro, ecco, intrecciare queste due condizioni, essendo che Q-Q su Q l'errore relativo sulla mantissa è più piccolo di un mezzo pari n elevata k, ma essendo inoltre che q è più piccolo di 1, posso scrivere che q meno q soprassegnato è più piccolo al limite uguale
del modulo di Q per un mezzo n elevato a meno k, ma il modulo di Q è più piccolo di 1 e quindi questa quantità è strettamente più piccola di un mezzo per n elevato a meno k. Questo è il procedimento, se vogliamo, sul numero intero e sulla mantissa, partendo da un errore assoluto, quindi il procedimento logico, a parte la dimostrazione che abbiamo seguito, è stato questo. In realtà c'è un errore assoluto sul numero completo più piccolo di un mezzo per n elevato a meno k. Dunque il numero a k decimali corretti. Ma in ultima analisi ci siamo condotti a ridurre, ad affermare che anche sulla mantissa normalizzata vale lo stesso maggiorante, e dunque avevo k decimali corretti sul numero intero o k cifre significative sulla mantissa, meglio, o almeno k cifre significative sulla mantissa. In mezzo c'è stato un procedimento, una ipotesi sull'errore relativo, che p meno p su p fosse minore al limite uguale di un mezzo per n elevato a meno k. In sostanza, se voglio sapere il numero di cifre significative di un numero rispetto a una sua approssimazione, è evidente che devo considerare l'errore relativo. Se vogliamo riformulare le cifre, la definizione di cifre significative sono i decimali corretti della mantissa normalizzata. Quindi, mentre i decimali corretti erano riferiti al numero intero, il numero di decimali corretti della mantissa normalizzata rappresenta il numero di cifre significative. Quindi, per esempio, se ho A uguale a 0.1297 per 10 alla 4 e A approssimato 0. Quindi questo è un 7, 9, quindi approssimato, per esempio, per arrotondamento 130 per 10 alla 9. Effettuo l'errore relativo sul numero A, quindi A meno A soprassegnato diviso modulo di A, lo impongo. Beh, in questo caso ho fatto un procedimento, per esempio, per arrotondamento. Allora lo pongo, questo errore relativo, minore o uguale di un mezzo per 10 elevato a meno k, e da questa disuguaglianza mi ricavo k, e cioè il numero di cifre significative.